L'eterna storia d'amore tra Romeo e Giulietta, Tony e Maria, trasferita nel mondo della New York degli anni 50. È il musical West Side Story, capolavoro teatrale del direttore d'orchestra, compositore e pianista americano Leonard Bernstein, che sbarca a Bologna. A rendere omaggio è il Teatro Comunale, in collaborazione con la Bernstein School of Musical Theatre, che proprio quest'anno festeggia 25 anni di attività, con una produzione di quel lavoro che al suo apparire nel 57 segnò uno spartiacque tra il musical classico e quello moderno. La scelta è stata fatta di mettere di fronte due bande di tra portoricani e americani che però frequentano e vivono in un quartiere povero. Non c'è la nobiltà di Verona, non c'è il potere, la lotta per il potere, ma è tutta una lotta per un piccolo pezzo di terreno tra le due bande e fondamentalmente sono problemi razziali. Chi ti ha detto di venire qui? Chi ha detto a te? Qui non ti vogliamo. Tornate da dove siete, spagnoli, finlandesi, italiani. E lo scontro avviene nella rabbia delle due bande, dei Jets e degli Sharks, incapaci di andare oltre la violenza che li circonda. Ma anche se inseriti nei bassi fondi di New York, ha spiegato il regista, Tony e Maria non perdono la purezza di due giovani innamorati che vogliono andare oltre le convenzioni e le rivalità. Però a differenza di Shakespeare, Bernstein fa una scelta molto chiara, non fa morire i due amanti, fa morire solo Tony e lascia viva Maria. E questo perché la seconda lettura che io do allo spettacolo è che sceglie di dare una speranza e lo fa tramite il mondo femminile.